queste piccole riflessioni, noi del Seminario Teologico del PIME, vogliamo proporre uno sguardo sui luoghi dei Vangeli, in chiave un po' missionaria, e il luogo del Vangelo di questa Domenica delle Palme è la strada. Gesù che lungo la strada si ferma all'altura di Betfagé, forse pensando un po' come entrare a Gerusalemme, come sarebbe questa entrata. Anche in Brasile delle strade che sono un po' simbolo di una situazione drammatica sono quelle che portano a una favela. Tortuose, ramificate, spesso vicoli ciechi, diventano una specie di trincea ideale per un'associazione criminale, per lo spaccio, e in cui la polizia difficilmente riesce a entrare. Io ho provato a vedere la macchina che le forze di ordine usavano un tempo in cui avevano scelto di fare questa entrata in un modo intimidatorio, una macchina blindata con un teschio dipinto sopra, un autoparlante che avvisava la popolazione del rischio, delle conseguenze che sarebbero della resistenza. È un modo di entrare che travolge, che causa soggezioni, che piega la forza. Spesso però quando uscivano la situazione ritornava come era prima, perché alla fine la popolazione e la cultura non era cambiata da lì dentro. Molte volte vogliamo un Dio che arrivi così nelle situazioni della nostra vita, che punisca quelli che secondo noi hanno torto, che sradichi il male da colpo e che obbliga al bene, che così imponga la pace. Però Dio ha scelto di rispettare la nostra libertà, di cambiarci dal di dentro. Il suo modo di arrivare è con la mitezza, arriva al dorso di un asinello e alla sera si ritira fuori dalla città. Quindi Dio si propone, non si impone. Forse in questa quaresima una grazia che si potrebbe chiedere è un po' cercare di vedere che il modo di essere onnipotente di Dio in questo mondo è l'essere servo. Grazie, buona Pasqua.